Civitanova, come sta andando? Come sta andando questa serata? È abbastanza bene, grazie. Lei è di Civitanova? No, sono di Torella. È venuto qui per trascorrere una serata diversa? Sì. Che cosa le è piaciuto di più di quello che ha mangiato? Diciamo un po' di tutto. Mi è piaciuto molto il formaggio arrosto, la polenta, e il baccalà molto buono. E... Questa è la prima tappa o ha già avuto modo di girare un po' il paese? Già ho girato un po', sì. Rimarrà per il concerto, la musica? Credo di no, perché domani purtroppo è giorno di lavoro, allora bisogna andare a dormire presto. Con Stefania e Rossella, la postazione del baccalà e del formaggio, come sta andando? Sta andando molto molto bene, ormai questo stand è rinomato e molte persone ritornano proprio per poter assaggiare il baccalà pastellato di Civitanova e il formaggio caprino primo sale che Rossella tutti gli anni insomma fa arrosto. Tanto lavoro soprattutto per il baccalà, giusto? Tanto lavoro per tutto, però si fa per il paese e per le persone che vengono a trovarci, quindi lo facciamo volentieri. Oggi la notte bianca, ma il mese di agosto è stato particolarmente ricco qui a Civitanova. Sì, molto. Siamo partiti dal 10 di agosto con la passeggiata su in montagna e anche in quell'occasione c'è stata una piccola sagra fino ad oggi che... insomma chiuderà per quanto riguarda le date dell'associazione Civitanovesi nel mondo e poi partirà con la festa del santo di Civitanova, che è quello più importante anche se non è il patrono di San Felice. Perché di Civitanova, no? È bello poi anche faticare un po', mettersi in gioco, dare qualcosa al paese e poi vedere tante persone essere presenti qui tra le strade di Civitanova, no? Si sta insieme, è un'occasione di festa, una vetrina proprio per il paese. Sì, assolutamente sì, tutto quello che si fa comunque viene ripagato dal fatto che comunque chi viene a trovarci, non soltanto le persone del posto stesso, ci riconoscono comunque la capacità di organizzazione, la capacità nel riuscire a dare dei prodotti che comunque sono ancora molto, molto ricercati e molto buoni. E tutto questo lo si fa, come ti dicevo prima, proprio perché nei paesi, soprattutto come Civitanova, le occasioni per poter stare insieme, per poter ospitare persone nel proprio territorio sono molto limitate e limitate soprattutto a quelle festività che sono più che altro estive, fatta eccezione per le cantine di San Martino. E quindi noi lo facciamo volentieri con la speranza che comunque possano esserci sempre più persone che in qualche modo possano venirci a trovare e a ritrovare anche l'anno successivo. Notte bianca a Civitanova del Sannio, come sta andando? Molto bene, sì. Io sono dagli Stati Uniti e ogni anno ritorno in Italia, al paese mio, per 2 mesi e mi godo tutte queste belle feste. È bello stare insieme, no? Ritrovare sì. Le persone a cui si vuole bene. Compagna di scuola qua, sì. Compagna di scuola. Sì. Da tanti anni vive all'estero? Oh, dal 56. Tanti anni, quindi... 67 anni che sono... emigrato. Tanti anni, quindi, che si manca dalla propria terra, no? È difficile stare fuori. No, ma noi veniamo ogni anno. Sono 21 anni che veniamo ogni anno. Beh, la nostalgia della terra natia c'è sempre, per tutti loro. È più molto molto forte, molto sentita. E
c'è qualcosa che le manca particolarmente del Molise? Mi manca, non so, come il paese, sì, tanto, sì. E poi questa armonia, i parenti che abbiamo qua, da me, da lui, mio marito, sì. Notte bianca a Civitanova del Sannio, signora, come sta andando? Bene, bene. Lei è di qui? Sì, sono di qui. Un mese intenso qui a Civitanova che ha visto tanti appuntamenti, anche tante persone da fuori. Da fuori, vengono sempre. Sì. È bello per il paese, no? Sì, è bello. È un'estate che si vive. Con la signora Maria, e lei l'ha detta alle cancelle qui nello spazio dolce, come sta andando? Benissimo, ha piovuto, comunque adesso c'è l'affluenza di persone, cioè sta la gente. Un dolce tipico di Civitanova del Sannio. Questo a Natale. Tradizionali si fanno nel periodo natalizio, ma sono buoni sempre, poi in realtà. Sì, in realtà sì. Vero. Qual è il segreto per la ricetta delle cancelle? Qual è? La ricetta non la diamo a nessuno, perché giustamente, e noi da tanti anni, quindi lo sappiamo pure a memoria, facciamo a occhio, si dice. Sì, ma tante donne, tanti uomini del paese si collabora attivamente a queste iniziative. Sì, e se no non riuscirebbe bene la festa, diciamo. Ci sta un sacco di gente, volontari. Ognuno dà una mano. Sì. Con il signor Tonino, lei dove vive? A Toronto, Canada. Sono là 70 anni e vengo qua una decina di volte, non lo so, con mia figlia. Dove è mia figlia? Questa è mia cugina, mia figlia è là, questa è mia cugina, questi sono amici. Torna per ritrovare la famiglia. Sì, in un modo sì. Ma ritorno per vedere il paese, l'aria, tutta buona. E stasera come sta andando questa serata, questa notte bianca? Una camminata. I scalini sono troppo difficili, è difficile di farli. Però si fanno pur di stare in paese, no? Di stare tra la gente. Il paese, sì, il paese è un bel paese. Sì, è una buona gente anche. Sì. Gli ha dato da uno non pratico, non è colpo di un matematico, che quei motori non ci sa fare, e che non sa neanche guidare un tipo perso dietro le nuvole e la poesia.